È stata un'esperienza emozionante per quanti hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione di Zapatos Rojos, l'installazione di scarpe rosse femminili negli spazi urbani, tenutasi lunedì 27 novembre 2023 presso il primo circolo didattico Guglielmo Oberdan di Andria. Una giornata fortemente voluta dalla dirigente Palma Pellegrini e dedicata a Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio. All'evento sono intervenuti il sostituto procuratore dottor Francesco Chiechi, la sindaca avvocato Giovanna Bruno e l'avvocato Stefania Campanile, che ha donato un paio di scarpe rosse racchiuse in una teca, facente parte della installazione, e una targa posta in memoria di tutte le donne vittime di violenza. A riconoscere le emozioni ed incidiamo nei maschietti dicendo che non devono essere necessariamente forti, che devono parlare delle loro emozioni, così come fanno le donne tra di loro. La società non vi chiede di essere sempre degli eroi, ci sono dei momenti in cui la vita vi pone di fronte a delle prove. E di fronte a quelle prove dovete crescere, non essere più infantili. I ragazzi delle quinte classi della scuola primaria hanno poi animato la manifestazione con drammatizzazioni, domande alle autorità, riflessioni, considerazioni e canti. La scuola ci vado tutta aggiustata, ma certe volte sono imbranata. Mi chiamo Giorgio, ho 12 anni e alle ragazze ci penso poco. Mi piace andare in oratorio e giocare a calcio. E a volte con i miei amici prendo in giro qualcuno. Ci divertiamo da matti. Ieri, mentre passeggiavo con le mie amiche in centro, ho visto un ragazzo bellissimo. Io e le mie amiche abbiamo fatto di tutto per conoscere il suo nome e ci siamo riuscite. Beh, ho chiesto all'amicizia Valentina, è proprio caruccia. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Giorgio mi ha contattata su Instagram, mi piace un sacco. Spero che mi chieda di uscire, devo dirlo subito alle mie Oggi ho chattato tutto il giorno con Valentina, è dolcissima e tenerissima. Chi è questo Luca che ha messo like alla sua storia? O quel compagno che sta sempre con lei all'uscita? Oggi ho detto a Giorgio che non ci sto più, l'ho lasciato, ho finalmente avuto il coraggio di farlo. Ho capito che l'amore vero non limita la tua libertà di essere o la tua libertà di vivere. Senza che vi aggiunga molte altre parole, ma mi associo a quelle della dirigente. Il cambiamento siamo noi.
Non dobbiamo aspettare che siano sempre gli altri a cambiare il mondo intorno a noi. Dobbiamo iniziare noi a cambiare con dei piccoli gesti quotidiani di attenzione alle persone, perché proprio l'odio, la violenza contro la donna, quindi contro chi si pensa essere diverso da me uomo, che ti sto colpendo, ti sto uccidendo in nome dell'amore. Ma prima ancora di tutto questo, parliamo di violenza da persona a persona. Sono un magistrato che si occupa di fare indagini in particolare in materia di violenza sulle donne. Queste scarpe sono le mie scarpe, peraltro devo dirvi, ecco, sono le scarpe a cui ero particolarmente legata perché avevo praticamente fatto tutta la tesi di laurea, e però erano ormai abbastanza, come dire, dovevo lasciarle andare. Il simbolo della violenza di genere in tutto il mondo è appunto una scarpa rossa. Pensare ad altro altrimenti mi veniva da piangere, sì, quando avete recitato e quando avete rappresentato gli altri. Io ho cercato, nel momento in cui mi stava scendendo la lacrima, ho detto vabbè, penso ad altro, perché se non ho qui non andiamo più. Ho capito l'albero dei sogni, nella vita ci accompagnerà, e le notte della